I buchi neri sono caratterizzati da una superficie fuori dalla quale nulla può scappare. Questa superficie si trova a una distanza dal centro del buco nero, chiamato raggio di Schwarzschild. Vediamo come si può calcolare. Se noi abbiamo un oggetto celeste come un pianeta o una stella e vogliamo lanciare verso l'alto un oggetto più piccolo, le due quantità che sono rilevanti al nostro problema sono la velocità iniziale con cui lanciamo l'oggetto verso l'alto e la forza di gravità che cerca di rallentare questo oggetto. La forza di gravità dipende dalla massa dell'oggetto celeste, che in questo caso denominiamo come m grande, dalla massa del piccolo oggetto che denominiamo m piccolo e dal quadrato della distanza. Chiediamoci quali sono le condizioni per cui l'oggetto più piccolo continuerà a salire verso l'alto oppure a un certo punto finirà di salire e tornerà verso l'oggetto principale. Ricordiamo che l'energia totale di un sistema è l'energia cinetica più l'energia potenziale. L'energia cinetica dipende dalla massa e dalla velocità al quadrato, mentre l'energia potenziale dipende dalle due masse, dalla costante di gravitazione universale e dall'inverso della distanza. Se l'energia totale è maggiore di zero, l'oggetto sarà destinato ad allontanarsi per sempre dal nostro corpo celeste. Se invece l'energia è minore di zero, l'oggetto più piccolo sarà per sempre legato al corpo celeste e ricadrà verso la sua superficie. Quindi il caso limite è quando l'energia totale è uguale a zero. In questo caso possiamo dire che l'energia cinetica, un mezzo velocità al quadrato per m piccolo, sarà uguale all'energia potenziale, g m grande m piccolo diviso r. Ma la massa dell'oggetto più piccolo si può semplificare, quindi m piccolo vanno via. Cosa succede se la velocità dell'oggetto è la velocità della luce? Sostituiamo la velocità con il simbolo universale della velocità della luce, c. A questo punto, ricavandoci il raggio, ci stiamo chiedendo qual è il raggio associato alla massa di un corpo celeste m, tale per cui la velocità di fuga è uguale a quella della velocità della luce. E troviamo che è uguale a la costante di gravitazione universale per la massa del corpo celeste diviso la velocità della luce al quadrato. Nonostante questo sia un approccio non del tutto corretto perché usa la fisica classica e non quella relativistica, sorprendentemente il risultato corrisponde al risultato relativistico. Se noi al posto di m grande mettiamo la massa del Sole, viene fuori che il raggio di Schwarzschild del Sole è circa 3 km, mentre se mettiamo il valore per la Terra otteniamo all'incirca 9 mm.